sul mio canale. Io sono Ilaria, per chi non mi conoscesse, e questo è un nuovo video outfit. Ogni volta che registro la telecamera è sempre più storta, non capisco perché. Mi si sta inclinando la casa, evidentemente. Comunque, oggi video video strano, video outfit particolare, perché dato che in questo mese di settembre, almeno qui da me, fa caldo, fa non troppo caldo ma nemmeno troppo freddo, anche se quando fa caldo fa anche tanto caldo, ma non quel tanto da andare al mare, o comunque sì, però non c'è quel sole da andare al mare. Fatto sta che ho pensato di unire le due cose, e quindi di fare un outfit con il costume e un pantalone lungo. Lo so, non è del tutto strano come cosa. Intanto mi sono messa la borsa pronta a scappare via, però nella mia testa aveva un certo risultato. Dal vivo il risultato non mi dispiace, ma ancora non sono convinta del tutto. Ve lo faccio vedere subitissimo. Ho fatto una coda semplicissima, coda alta. Ho fatto questo trucco sui toni del viola, oro, rosa, nero, e messo un lucido labbra semplicissimo. Ho messo questi orecchini che non mi convincono, quindi probabilmente li toglierò. Collanina con il punto luce e due bracciali contati, uno a destra e uno a sinistra. Chi ha visto il video precedente avrà visto questa piccola chicchetta già nel video in collaborazione con Shane. Quindi oggi ve lo vado a mostrare meglio. Allora, pezzo di sopra. Totale costume, è un costume, questa fantasia bianca, lilla, bellissimo, che non ho fatto nemmeno in tempo per indossarlo per il mare, quindi lo indosso in questo outfit, lo indosso in questa giornata. Copri costume della stessa fantasia, perché è un completo, è un tris di un tris praticamente, pezzo sopra, pezzo sotto e copri costume. Come jeans, appunto, come pantalone ho messo questi bianchi, semplicissimi bianchi, per richiamare un po' il bianco del costume, il bianco del copri costume, per fare una sorta di cosa leggera. Scarpe ho messo le McQueen. Perché? Perché non lo so, ci avevo provato un tacco e non mi piaceva, ho provato dei sandaletti e nemmeno quelli mi piacevano, e quindi ho concluso mettendo le McQueen. Come borsa invece utilizzerò questa nera, tracollina, molto carina sia a spalla che a tracolla, insomma un must have in queste stagioni. Per appunto andare a riprendere un po' il nero delle McQueen, non so perché la mia testa mi dice così, proprio abbinamenti anni 2010. Questo è quanto. Questo outfit non mi dispiace, ma non mi fa nemmeno impazzire. Ha un qualcosa di particolare che non ho mai visto in giro, perché nessuno uscirebbe con il costume sopra, la scarpa... Vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate, anche perché non ho mai visto nulla di simile in giro. E niente, vi ringrazio per essere stati fin qui con me anche oggi. Vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!